Ho cercato di spiegare alla squadra quanto è fondamentale e importante l'atteggiamento mentale. Purtroppo nel nostro campionato c'è la cultura del risultato, ma questo è anche giusto, noi dobbiamo sapere questo, ma l'atteggiamento mentale non deve cambiare assolutamente, perché quando ti fai influenzare dal risultato e non dal lavoro che stai svolgendo durante la settimana, e da quello che di buono hai fatto, rischi un po' di compromettere o di lavorare già quello che è stato fatto di buono. È chiaro che c'è da migliorare, c'è da fare ancora meglio, perché questo lo sapevamo, ma sarebbe stato ugualmente. E io credo che loro giocheranno 4-4-2, però sicuramente a turno i due attaccanti potrebbero sicuramente andare un pochettino a oscurare quello che è il lavoro del vertice basso, ma è una cosa normale, questa ce l'aspettiamo, abbiamo anche delle contromisure per lavorare su questo, ripeto. Ma al di là di questo torno a parlare di un atteggiamento importante, che è quello che conta. Sì, le sue squadre, l'anno scorso forse la squadra nel girone d'andata ha avuto un momento di appannaggio, anche forse qualche individualità maggiore, e quest'anno un gruppo di ragazzi giovani, ma sono le squadre di B, cioè dove c'è corsa, c'è volontà, determinazione e c'è anche della qualità, perché comunque Girardi, Coralli, Sgrigna se gioca, insomma. Io quando mi affaccio un po' alla finestra delle rose avversarie non è che vedo squadre così, insomma, sono tutti organici importanti, ecco perché è importante nel corso del campionato, che è un campionato lunghissimo e estenuante, torno a ripetere, le squadre che riescono a mantenere l'equilibrio e a costruire qualcosa di importante, e poi sicuramente nei risultati hanno la meglio. Io sono di questo aspetto, no? Quando ogni tanto senti dire basta una vittoria anche rubacchiata, giocando male. No, io dico questo, no? Le vittorie non le puoi aspettare, le vittorie le devi andare a prendere, perché se le aspetti, la gente che aspetta qualcosa non mi piace. E per andartene a prendere devi avere qualcosa, delle convinzioni, del coraggio, non devi aver paura. Ecco dove stavo parlando io di atteggiamento.